E apriamo questa seconda parte del nostro TG parlando di un'iniziativa che si è svolta questa mattina a Brindisi. È stato presentato il documento stilato dall'associazione Left dal titolo La città del futuro, sfide, strumenti e innovazione. Questa mattina si presenta il documento sulle città del futuro creato da Left. Come si immaginano le città del futuro, ma soprattutto come si immagina la città di Brindisi? Le città del futuro devono essere naturalmente diverse rispetto a quelle che noi abbiamo conosciuto e che si sono costruite nel corso degli anni. Devono essere innanzitutto ecosostenibili, cioè meno produttrici di inquinamento, più vivibili e quindi più fruibili da parte dei cittadini, e lo stesso costruire deve fare i conti con il recupero, la riqualificazione, la rigenerazione, insomma città dove le persone si sentono in comunità e soprattutto città capace di produrre economia, di produrre valore aggiunto anche nel momento in cui si ripensano. Noi con questo documento e con il convegno che facciamo il 25 di maggio vogliamo dare un contributo ad un dibattito, cogliendo l'occasione della discussione del piano urbanistico generale della città di Brindisi, perché questo dibattito si allarghi, coinvolga sempre di più e stabilisca un principio che la nuova progettazione delle città senza la partecipazione dei cittadini, senza la condivisione dei vari interessi rispetto al futuro delle città non si va da nessuna parte. Brindisi è davanti a un bivio. Da una parte c'è un declino irriversibile per il quale basta lasciare le cose così come stanno e sappiamo che tra 5 anni le condizioni saranno peggiori di quelle attuali, così come oggi verifichiamo che sono peggiori di quelli di 5-10 anni fa. L'elaborazione del piano urbanistico generale, perché l'urbanistica aiuta molto le città a migliorare, è un'occasione per riflettere sul passato, sul presente e sul futuro. Brindisi non ha futuro insieme a tante altre città, ma ha anche detto che l'efficienza di una città non può essere un nodo, è l'efficienza del territorio, quindi c'è un coinvolgimento della regione e in una situazione molto grave. Noi ci dobbiamo convincere che in questo paese per almeno 10 anni la politica nazionale manifesterà i vuoti che ha già manifestato. Rimangono le famiglie e le città, per cui la città deve aiutare le famiglie e quindi lavoro, occupazione. Tutto questo vuol dire pensare al futuro, avere una fusione. Le città che non hanno una visione di futuro possibile sono città destinate al sottosviluppo e al declino. Il convegno, come ha detto il presidente di Left, serve a far capire a tutti, ad amministratori, cittadini, una comunità che non partecipa alle scelte dell'amministrazione non ha alcun diritto a sperare in un futuro diverso. Cioè la tradizione civica, cioè l'impegno dei cittadini, la partecipazione reale è determinante per cambiare. Per questo noi avanziamo delle proposte contenute in questo documento che specificheremo nel convegno del 25, proprio per dare il nostro contributo di associazione libera, di associazione che si vuole misurare con i problemi della città, nella speranza che il dibattito sul PUG esca fuori dalle procedure solite o dal solito coinvolgimento e si allarghi alla città vera, quella che vive e quella che vuole vivere un po' meglio. La riserva marina di Torre Guaceto, vincitrice del certificato di eccellenza 2013, il riconoscimento assegnato dal prestigioso sito internet TripAdvisor, conosciuto, pensate, in tutto il mondo. La riserva marina di Torre Guaceto, vincitrice del certificato di eccellenza 2013, riconoscimento assegnato dal prestigioso sito internet TripAdvisor, il più grande portale di viaggi del mondo. È un premio rivolto alle destinazioni turistiche che hanno ottenuto nel mondo le più alte valutazioni da parte dei turisti che rilasciano le recensioni sul sito. I fruitori hanno permesso alla riserva naturale del Brindisino di entrare in una ristretta elite mondiale di imprese del campo turistico che ricevono giudizi positivi dai clienti. Si tratta
tratta di un importante riconoscimento, afferma il presidente del Consorzio di Torre Guaceto, Vincenzo Epifani, perché certifica lo sforzo che in questi 10 anni Torre Guaceto ha fatto per offrire turismo di qualità compatibile con la natura. Aver ricevuto un premio dagli stessi turisti grazie alle loro recensioni positive è un ulteriore motivo di orgoglio per tutti noi, perché ci stimola ulteriormente a operare sempre meglio per migliorarci e venire incontro alle esigenze delle migliaia di visitatori. Questo perché veleggiamo costantemente soprattutto le poche recensioni negative per capire dove sbagliamo e dove possiamo migliorare. Una vetrina dunque per la Puglia, dato che il sito rappresenta la più grande community di viaggiatori nel mondo, con oltre 60 milioni di visitatori ogni mese, 44 milioni di membri sul mercato e più di 100 milioni di recensioni e opinioni. Nato nel 2000, è diventato il sito di riferimento mondiale dei viaggiatori per individuare, grazie alle recensioni degli altri utenti, le migliori destinazioni e servizi turistici. E il prossimo 8 giugno alle 20:30 nella parrocchia di San Luigi Gonzaga ad Ostuni sarà rappresentata la pièce teatrale Il poeta di Dio, drammaturgia ispirata all'ultimo periodo della vita di Don Tonino Bello. Ne abbiamo parlato con il regista. Il prossimo 8 di giugno la parrocchia San Luigi Gonzaga di Ostuni, proprio all'interno della chiesa, non nel teatro, è importante dirlo, ospiterà una pièce teatrale davvero molto particolare, Il poeta di Dio, già rappresentata quest'opera con successo, immagino, Lina. Sì, è stata rappresentata il 21 di aprile ad Alessano, è stata una serata incredibilmente emozionante, perché abbiamo rappresentato questo pezzo davanti al fratello di Don Tonino Bello, Trifone Bello, Marcello Bello, l'altro fratello, gli alessanesi, le nipoti di Don Tonino Bello, e puoi immaginare l'emozione che ha scatenato vedersi questo zio grande, immenso, perché Don Tonino è un personaggio immenso, grande, speciale, ma veramente speciale, non nel modo in cui questa parola spesso si usa, in modo strabusata, ecco. Spettacolo bello, forte, è stata una sfida prima di tutto affrontare la drammaturgia, perché Don Tonino è un universo, ha scritto di tutto, ha scritto tantissimo, e trasporre i suoi scritti in scena non è stato facile. Ho dovuto crearmi un percorso selezionato e poi montare lo spettacolo è stato altrettanto dura, difficile, perché volevamo fare uno spettacolo intenso, emozionante, ma anche allegro, perché Don Tonino Bello era una persona gioviale, cordialissima, allegra, grande comunicatore, grande poeta, grande compagno di tutti. Mantenere all'interno di questo spettacolo tutte queste cifre che gli appartengono è stata dura, ma ci siamo riusciti, perché abbiamo già fatto 4 repliche di questo spettacolo, una ad Alessano, l'altra a Palese a Bari in presenza del vescovo Cacucci, un'altra rappresentazione non ricordo dove, e alla fine gente in piedi, grande emozione. Non voglio parlare di successo, voglio parlare di emozione, gente con le lacrime agli occhi, e questa è la mia più grande, grandissima soddisfazione. E prima di chiudere, come di consueto, vi segnaliamo alcuni appuntamenti. Venerdì prossimo alle 17 presso la statua di Padre Pio nell'omonima villetta dinanzi al campo sportivo di Ostuni, in ricorrenza della nascita del santo, il direttore del gruppo di preghiera Don Cosimo Argentieri celebrerà una santa messa per tutti i devoti e per quanti intendono partecipare. La finale regionale di Puglia del concorso internazionale Miss Mondo si svolgerà a Fasano in Piazza Ciaia domenica 26 maggio alle 21. È organizzata da Passioni col patrocinio del comune di Fasano. A contendersi la fascia regionale di Miss saranno 25 ragazze finaliste provenienti da tutta la Puglia. La vincitrice andrà direttamente alla finale nazionale di Miss Mondo, che si terrà a Gallipoli il prossimo 15 giugno. Ma anche altre 2 ragazze vincitrici di fasce minori raggiungeranno la finalissima nazionale
nazionale a Gallipoliana. La kermesse si articolerà tra la sfilata delle miss per il concorso e momenti musicali e di cabaret con ospiti a sorpresa. Fra una votazione e l'altra anche una sfilata di moda mare 2013 e di abbigliamento uomo-donna per l'estate di quest'anno, accompagnata da acconciature artistiche sia per i modelli che per le modelle in passerella. Il prossimo 29 maggio, torneo calcistico Memorial Giovanni Cosenza, l'ambulante scomparso anni fa in un tragico incidente stradale. L'iniziativa, oltre ad avere finalità di beneficenza per raccogliere fondi da destinare all'associazione Area Chelsea, prevede anche un concorso grafico e letterario dal nome Un amore per la vita, volto a valorizzare l'amore materno, il legame indissolubile che lega una madre ad un figlio o ad una figlia, ed è rivolto alle scuole. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale Calliope con il patrocinio del Comune di Fasano e sarà illustrata in conferenza stampa questo pomeriggio nella sala di rappresentanza la presenza degli organizzatori e dei rappresentanti delle istituzioni locali. Da parte mia è tutto, vi lascio con le notizie dall'Italia, con ADN Cronos e con le previsioni del meteo. Un buon pomeriggio a tutti voi. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Oggi il summit a Bruxelles su fisco e l'energia, legge elettorale, vertice della maggioranza entro l'estate, la correzione del Porcellum. In America il tornado, concluse le ricerche, 24 le vittime, migliaia gli sfollati. Vertice europeo oggi a Bruxelles per i capi di Stato e di Governo convocati dal Presidente Van Rompuy, energia e fisco all'ordine del giorno. Per l'Italia esordisce Enrico Letta, l'Europa non sia una gabbia di vincoli, ha detto ieri il Premier. Via libera dal vertice tra governo e maggioranza ad una correzione del Porcellum entro l'estate. I lavori per modificare la legge procederanno in parallelo con l'avvio del percorso costituzionale per le riforme. Il giorno dopo il tornado che ha raso al suolo la cittadina di Moore in Oklahoma, le autorità hanno dichiarato pressoché concluse le operazioni di soccorso. Il bilancio finale delle vittime è di 24 morti, tra i quali 9 bambini e 240 feriti. Migliaia agli sfollati, danni per oltre $1 miliardo. Le mani del boss sugli appalti per la metanizzazione in Sicilia, a scoprire le infiltrazioni la Guardia di Finanza che ha sequestrato beni per 48 milioni di euro. Coinvolti i leader storici di Cosa Nostra, da Bernardo Provenzano a Leo Luca Bagarella a Matteo Messina Denaro. Notte da incubo per due anziani a Milano, malmenati per due ore in balia di rapinatori armati di coltello e cacciavite. La coppia è stata svegliata di soprassalto e minacciata fino a quando i banditi non hanno trovato una cassetta in ferro con dentro 10.000 euro. Sceso dalla cupola di San Pietro, l'imprenditore triestino che due giorni fa era salito sulla Basilica per mettere in atto la sua protesta contro la crisi economica. A convincere Di Finizio è stato Ignazio Brignani, deputato del PDL e vicepresidente della Commissione Attività Produttive di Montecitorio. Record di quotazione per una prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale, in inglese con le annotazioni personali dell'attrice Rowling. Il libro è infatti stato battuto all'asta da Sotheby's per 150.000 sterline, pari a circa 177.450 euro. Di una buona giornata a tutti gli amici deilmeteo.it. Ecco le previsioni per oggi, mercoledì 22 maggio 2013. Il tempo cambia per le regioni del centro e del sud con il sopraggiungere di forti piogge e temporali, mentre al nord ci sarà il sole su buona parte delle regioni. Entriamo come di consueto nel dettaglio. Al nord molte nubi, al nord-est con piogge specie sul Veneto, Romagna, Alpi e Prealpi, qui anche con temporali, più soleggiato invece al nord-ovest. Al centro maltempo in Sardegna, specie meridionale, con forti piogge e temporali che raggiungono pesantemente il centro, eccetto la Toscana, dove saranno più deboli. Al sud peggiora dal pomeriggio in serata con l'arrivo di temporali molto forti e piogge diffuse, intense, soprattutto sulle coste della Campania e della Calabria, più solo in Sicilia e sul Salento.
Venti a rotazione ciclonica attorno al minimo depressionario posizionato sul Tirreno, nevicate sulle Alpi ad est sopra i 1800-1900 metri. Vediamo le temperature previste. Minime in lieve aumento al nord con 8-14 gradi, 11-15 gradi al centro e fino a 17 gradi al sud. Durante il giorno raggiungeremo i 21 gradi al nord, fresco al centro con 14-19 gradi e fino a 27-28 gradi al sud. Carissimi, le previsioni terminano qui. Potrebbe essere interessante sapere dove vi è la presenza di un temporale con annessi fulmini e saette. Anche per gli italiani curiosi abbiamo un servizio gratuito. Clicca sul link situazione e poi la voce fulmini e vedi in che zona d'Italia vi è un temporale in atto. Il meteo.it non smette mai di stupirci.